Buongiorno ragazzi, allora oggi è una giornata felice perché ho fatto 20 settimane, quindi un giorno in meno è passato, cioè un giorno in più è passato, un giorno in meno si è tolto alle mie preoccupazioni. Mi sono anche pesata perché come vi dissi nell'altro video ho l'ansia di aumentare di peso e più aumento di peso, più il bambino anche aumenta di peso e più il mio utero, il mio collo non tiene, quindi ho l'ansia del peso. Sto cercando di mangiare pulito come vedete e infatti oggi mi sono pesata e in realtà ho perso 2 kg da tutto quanto, da quando è successo tutto. Sarà lo stress, sarà le preoccupazioni, non lo so, però sono contenta onestamente perché praticamente io ho l'app che ti dice quanto dovresti prendere in base alla settimana che sei e io oltre a non aver preso peso, l'ho anche perso, quindi comunque sono felice di questo perché appunto è positiva come cosa. E stando allettate, ragazze, sfogarsi col cibo per chi come me l'ha sempre fatto era una delle mie paure più grandi. Magari per voi è una sciocchezza, per me non lo è. Comunque, oggi provo a vedere se riesco ad alzarmi per Però, lavarmi. per esempio, i capelli non li lavo quando è successo tutto, il resto lo lavo con le salviette, eccetera, eccetera. Però ho bisogno di lavarmi. Mi cambierò anche il pigiamino di Garfield perché purtroppo mangiando da sdraiata, a letto, come volete, qua mi impatacco sempre. Tipo i bimbi. Infatti, gli ho detto a Claudio: mi sa che mi devi prendere un bavaglino. Tra l'altro sto anche pensando di chiamare una donna delle pulizie per aiutare Claudio. No, Sì, anche magari 4 ore a settimana, 2 ore così ci almeno penso io. no. E almeno ci aiuta un pochetto che comunque pulisce, fa il grosso e poi Claudio insomma fa il resto. Si è già scaricato l'app, non Mamma, cominciare. sta pulendo. Niente, lui è così. Decoccio. Comunque avevate ragione sul fatto di Aurora, molte di voi mi hanno detto di non preoccuparmi perché lei capisce. Effettivamente da quando è successo tutto, tipo ieri ha provato a dirmi mamma, mamma, alza, alza. E io le ho spiegato mamma ha una ferita, non si può alzare e purtroppo per un po' starò così, però non ti preoccupare che più passa il tempo e più tornerò a stare con te anche in piedi. E lei allora mi ha dato un bacetto sulla pancia, no raga, vi giuro, a pensarci mi viene da piangere, mi ha abbracciato e allora non mi ha più chiesto di alzarmi, è salita lei sul letto e ha cominciato a saltare, a ballarmi accanto, così è stato molto emozionante perché comunque io non credevo, ma è vero che capiscono. E anche Kira, per esempio, che appunto di solito mi salta addosso, è molto irruenta. Con loro continua ad esserlo, come per nulla, e perché anche lei capisce, hanno questo sesto senso, secondo me, molto sviluppato. E niente, adesso sto cercando di comprare qualche giochino da fare a letto, qualche libricino da leggerle. Su Amazon farò un po' di shopping, ma ci stanno pure i saldi, ne passo il tempo a comprare roba, anche se non è qualcosa che è utile, ma mi fa stare bene, quindi sinceramente in questo momento ho voglia di stare bene e non mi frega del resto. E quindi farò quello che mi fa stare bene a me. In primis. Comunque ora mi state di tutti che assomiglia a me finalmente. Certo, in queste condizioni pure ella non gli fate un complimento, però. È arrivata la colazione, cappuccino e fette biscottate con marmellata Hiro. Buona colazione. Qui c'è sempre Kira che mi tiene compagnia e la TV che tra un po' accenderò per finire Lucifer. Buongiorno. Mamma. Buongiorno, Mamma. quanto sei bella. C'è anche Kira che ti ha dato il buongiorno, vero? Sì, è venuta. E che c'ha mamma qui? Che c'ha mamma? Che cos'è? Il gatto. Mi dai un abbraccio del buongiorno? Sì, abbraccio. Quanto è bella Aurora. Sì.
La vuoi fare colazione? Sì, cacca. Colazione, chiama papà. Chicca. Buongiorno. Buongiorno papà. Abbracci papà. Si è svegliata super dolce. Anche Kira vuole un abbraccio, ci è venuto apposta. Kira, vieni qui, un abbraccio del buongiorno, dai. Ragazzi, qui stiamo scartando la roba di Shane, che sicuramente mo vedrete già il video, l'avrete visto. Questo. Ma guardate, questi c'è i retroscena. Aurora come si impiccia, guardate, guardate. Queste sono queste paschettine per mamma. Eh sì, bei cassetti. Volevo mettere a posto la postazione. Au. Aspetta, la vuoi papà? Quando si dice che col ciuccio non parlano, mia figlia è... Come si guarda dice? Papà, fai vedere a mamma com'è fatta questa. Allora ragazzi, con la mia capigliatura poco pettinata ho preparato il pranzo. Voglio spezzare una lancia a favore di tutte le mamme o i papà che ogni giorno non sanno cosa cucinare. È veramente difficile capire ogni giorno cosa preparare. Io oggi ho fatto delle patate lesse insalata con i pomodori e l'origano, e poi ho fatto degli involtini di carne di manzo con riempiti con la mozzarella e il prosciutto cotto. Ecco il pranzo, per l'amore mio. Mamma mia, ormai sei chef tipo ufficiale. Mamma mia. Beh raga, ditemi se non sto a fare dei piatti che sono invitanti. Sto cercando di fare dei piatti completi con delle proteine, delle verdure e dei carboidrati. Delicious! Cioè guardate, adesso mi devo anche misurare la pressione. Cioè Aurora tra l'altro qui. Dammi il braccino. Dammi il braccino. Sei pronta? C'hai la pressione buona papà, brava. Adesso lo devi togliere. Senti, una, lo sai che mi ha appena scritto? Mi ha scritto che io non faccio mai niente per te e tu fai tutto per me. Quindi chi l'ha detto? Una, quindi volevo chiederti perché stai con me se io non faccio niente per te. Ah, tutte fesserie queste. Vuol dire che non seguono bene, non ci seguono bene, perché tu fai tante cose per me. Adesso hai bisogno che le faccio io, e vabbè, è normale. Ragazze, chi era Einstein? Riferito solo ai capelli, non mi permetterei mai di dire altro rispetto a me. Cioè, guardate che chioma. No, li laviamo. Sì, ora Claudio mi aiuta a lavarli. In realtà riuscirei a lavarmeli da sola, ma lui no, ci deve essere presente, dice qualsiasi cosa e ti riporto a letto. Ragazzi, Claudio sembra un parrucchiere per come gratta la testa. Non sono abituato a lavare capelli lunghi. Capelli lavati, tubo in testa. Adesso lascio un po' che si asciugano e poi dopo mi vado a lavare un attimo addosso. Sono indecisa se fare la doccia o lavarmi a pezzi, ora vediamo. O se no mi lavo un po' a pezzi oggi e poi mi faccio la doccia domani. Vediamo, in base a come vanno i dolori alla pancia, perché a me fa male tutta questa zona. E quindi insomma l'ansia mi sale su e non voglio sforzarmi. E niente. Questo è. Ragazze, eccomi. Allora, mi sono fatta una doccia, ho anche cambiato il pigiamino, sono uno più bello dell'altro. Tra l'altro i pantaloncini, guardate, hanno i fiorellini. Li ha presi tutti i pigiami che mi vedrete in questi giorni da Primark Claudio. Comunque Claudio è andato a prendermi il cellulare, che stava in assistenza. Vedete, io stavo con l'iPhone 8 e adesso mi ha riportato, credo sia l'XR Lilla. E no, finalmente l'11 Pro, vabbè, e finalmente ho di nuovo il mio telefono, perché la videocamera è molto migliore, vi dico la verità. Per il resto comunque sono bene o male simili, cioè un po' più veloce forse, però non ho incontrato chissà quali problematiche, però diciamo che il mio è meglio. Spero che, tra l'altro, che ci sia, non so se mi hanno aggiustato o me ne hanno dato uno nuovo. È uno nuovo. Ecco, spero che però con l'iCloud si scarichi l'applicazione della banca, perché io sono tipo 15 giorni che non vedo il conto
perché l'app praticamente per problemi di sicurezza, se la scarichi su un nuovo dispositivo la devi tipo far approvare in banca, non ho capito bene la questione, comunque adesso non è che ci posso andare. Comunque sono tornati e allora vi dico la verità, Claudio mi è tornato col magnesio perché io ho quello tipo lì in polvere che si diluisce nell'acqua, invece mi fa un po' schifo, non lo so perché non riesco a tollerarlo, ci sta, cioè io prendo tipo tutti i probiotici, qualsiasi medicina integratore, insomma, che se ne dica, però il magnesio mi fa tipo venire i brividi, perché sembra tipo acqua frizzante però con retrogusto tipo di bicarbonato, ma che ne so, non mi piace, raga. Quindi gli ho chiesto se gentilmente potesse comprarmi le capsule e poi praticamente è tornato, cioè mo vi faccio vedere, ha detto che domenica si sgarra, quindi praticamente dalla cena e la colazione light che avete visto stasera mangeremo la pizza e nel frattempo ho portato questo. Ha detto che queste le ama, sono le cherry and barbecue, sono delle patate della linea americana del Lidl e poi della BBQ Bulls, queste sono barbecue e credo costine di maiale. Sì, praticamente non ce l'hanno quasi mai, è una linea che ogni tanto mette la Lidl. Sono andati a Ruba e ho trovato questi ultimi due pacchi me li sono presi. Se vi interessa anche vegano. E poi la sorella Checca, per fare colazione a me, lei ha preso questi qua che sono 8 mini packs di cereali che sono comodissimi perché rimangono tutti belli integri, croccanti e hanno vari gusti tipo nocciola, cookie. Questi sono al latte, insomma ce ne sta, questi al riso soffiato, al cioccolato, insomma ce ne stanno vari. E non contenta mia cognata, che è stata più brava di Claudio, che mi ha portato solo il magnesio. Scherzo amore, ovviamente, perché subito va in puzza, poi capirai, beh, dicono dopo come mi stai a trattare, se ti dico pure queste cose mi fulminano, non mi mandano nel girone dell'inferno. Comunque tra l'altro questo è un nuovo completo, sì, di Shein. Se stai abituato col bambino che arriverà, mamma mia, guardate che figo, vieni qua, se stai abituato col nuovo bambino che piange, sei pronto per fare papà bis? Sì. Comunque fatti vedere. Questo è il nuovo completo di Shein che gli ho comprato. Dietro vedete è tipo tutto militare, davanti no. Comunque ci stanno altre cose che gli ho comprato, sì, se le vuoi far vedere. Comunque sì, praticamente da Lush ho preso due cosine. Una è questa qui che se l'è scelta Aurora ed è praticamente la bomba da bagno di SpongeBob, quindi per fare il bagnetto, anche stasera la userà, lei adora fare il bagnetto con queste cose. Calcolate che ci sono giorni, non so perché non vuole lavasse, no? Lei di solito ama, però ci sono delle giornate che non vuole. Mettendogli questi di Lush ho risolto, devo dire la verità, anche quelli di Primark, però quelli di Lush indubbiamente lasciano la pelle più morbida, più profumato il bagno, insomma sono migliori, costano anche molto di più ovviamente. E a me ha comprato una gelatina da doccia che si chiama Conga. Le gelatine da doccia sono proprio gelatine, raga, è rosa, guardate, è proprio le classiche gelatine che si vedevano nei cartoni di Tom e Jerry, non so se avete presente, e ha un profumo divino, buonissimo. Poi mi ha regalato una crema corpo, cioè le hanno regalato dei campioncini e me li ha dati, una crema corpo, questo qui che è un detergente per il viso per pelli secche, normali, quindi da utilizzare anche tutti i giorni, si chiama Dark Angel, eccolo qui, Angels, quindi li proverò. Questo si chiama Lime Bounty, sono curiosa di sapere come adesso sarà. Claudio farà l'all chain, sì, dei prodotti da uomo. Sono 4 capi più 2 scarpe. Ragazzi, poi vi metto i link nell'info box se ci sono maschietti. Allora, uno è quello che ho addosso, questo qua mimetico. A lui gli piacciono perché sono completi, quindi non ci deve pensare a cosa... Un altro è questo qua, che è una specie di polo. Io adoro, ridi un po' polo. Polo. Il polo. Bellissima, scusate la mia fissazione, ma la ripiego. Si guarda che è malato. Polo con un pantalone nero sotto, quindi abbinato, ovviamente. Poi, siccome sono molto freschi e comodi, praticamente mi sto vestendo sempre così. Poi c'è un altro completo che è color carne. Sì, questo ragazzi non si può fare il reso e stava tipo a 6 euro. Sì, l'abbiamo preso anche perché magari tenerlo in casa oppure se mi vado a allenare in palestra è praticamente perfetto. Sì. E anche questo qua. C'è in tanti colori diversi se volete acquistarlo, poi c'è 8 euro. In palestra secondo me pure... 6 euro, una cosa del genere. E un altro fighissimo è questo qua, che a me piace tantissimo, che praticamente ha un po' più un teschio con delle rose.
Sì, è una cosa simile che si è tatuato anche lui, perché da una parte c'è il teschio e da una parte c'è il teschio, sì, con i fiori. È un bel disegno, certo, questo è, no, non è per uscire di sera, non è molto elegante, è un po' più casual da indossare, insomma. E c'è il pantalone abbinato. Abbinato, fighissimo, mi piacciono tanto. Poi, altre cose fighissime che mi ha preso sono due paia di scarpe. Guardate qua che figa questa scarpa. È tipo una sneakers. Tipo una sneakers con delle scritte grigie e nere. È molto molto bella, è figa, proprio figa. E l'altro paio sono queste scarpe sempre da ginnastica, diciamo, come si possono chiamare, come sì. Un po' tipo più sportive. Assomigliano un po' tipo alle Nair, Air, un po'. Comunque sono anche queste molto molto comode e molto belle. Queste sono le sue preferite. Sì. Poi il colore è bellissimo perché va su tutto. Esatto. Non fate caso alla cabina armadio, ma sono piena di roba. Comunque io mi sono data una truccata per dare una parvenza di umanità a me stessa, perché mi fa bene. Vediamo poi come mi struccherò, non lo so, penso che andrò di salviette, perché forse poi viene pure mia sorella, il compagno, quindi volevo farmi vedere un attimo un po' più meno devastata, ecco, anche solo in apparenza, anche solo per... perché magari mi vedono un po' meglio, anche che ho il fatto che mi sono truccata, insomma, mi dicono: ah vabbè, ti stai riprendendo, almeno non faccio preoccupare più di tanto mia sorella, che ha già tante cose per la testa, problemi e tante altre cose che non mi ho ovviamente di dire, che sono cose sue, però in generale non voglio sovraccaricarla più di quanto non si sta già promuovendo lei da sola per questa situazione mia abbastanza... possiamo dire invalidante, insomma, non mi viene un altro termine che mi rende poco autonoma, diciamo così. Niente ragazzi, scusate se non ho ripreso niente, ma un po' indaffarato, non ce l'ho fatta. Comunque stasera ho comprato questa pizza in teglia, solamente da infornare, e c'è diavola, l'ho fatta io con il piccante e il salame, giusto le patatine e margherita. In più ci sono un po' di patatine fritte. Buona cena raga, pizza buonissima. Adesso dovrei andarmi a struccare, ma sto pensando di utilizzare le salviette, non prendete esempio da me. E poi ho fatto l'ennesima patacca su Winey. Sarà felicissimo Claudio, che deve fare le lavatrici, e sta rifiutando anche la donna delle pulizie, ragazze, sappiatelo, che io gliela voglio mettere, ma lui non la vuole. Non ho capito perché, però tipo io quando abitavo da sola ogni tanto la chiamavo. Comunque no amore, vieni qua, dillo che cosa è successo, dillo, perché no, poi ci dite, no, dovete affrontare tutto col sorriso, però cioè tipo quando piove sul bagnato. Avevo attivato l'assicurazione per il telefono. Oggi è arrivato il telefono nuovo che non funziona. Esatto, sono andato un telefono ricondizionato che praticamente da solo si riavvia in continuazione. Io pensavo che lo facesse perché stava scaricando tutte le app, le cloud, e invece no, lo fa a priori. E questa è la sfiga. Quindi domani purtroppo Claudio dovrà riandarci praticamente. Questo è il succo del discorso. E quindi niente, io che avevo festeggiato oggi dicendo: so una qualità migliore, che bello, è tornato il mio telefonino. Non è tornato un bel cavolo di niente. Sfigas. Comunque adesso non so cosa ci mettiamo a vedere. Credo forse, non lo so, The Witcher, perché abbiamo visto che è uscita la nuova stagione. Però non lo so, perché praticamente... ecco, si è rispento. Abbiamo visto il trailer del primo e il secondo, perché non ce li ricordavamo, e ci ha confuso, anziché diciamo da 10 dubbi, ci ha ancora più confuso, perché certe parti ce le siamo proprio scordate. Vabbè, comunque, pizza. Io penso alla pizza e sono felice. Ragazzi, allora, non ci siamo più visti dopo la pizza, praticamente poi... Aurora è stata un po' con la zia che ha fatto la videochiamata, e invece poi vabbè è venuta a dormire con noi, e praticamente niente, io e Claudio ci siamo messi a guardare The Witcher. Però vi dico la verità, Claudio, occupandosi di tutto e di tutti tutto il giorno, si è addormentato prestissimo, e niente, praticamente The Witcher non l'abbiamo visto, cioè abbiamo visto 5 minuti perché poi ho stoppato, perché è una di quelle serie che se ti perdi 5 minuti non ci capisci più niente, perché dicono troppi nomi, succedono troppe cose all'interno di una sola puntata, che quindi non è il caso. Però invece volevo segnalarvi una serie che sto guardando adesso, che si trova su Netflix, ed è L'estate in cui imparammo a volare.
praticamente parla, ve lo riassumo senza spoiler, di due amiche inseparabili fin da quando erano piccole che hanno affrontato davvero tante difficoltà insieme. Sono due stagioni, è una serie conclusiva, quindi anche per questo io ve la consiglio, perché non è di quelle serie che poi tu devi aspettare chissà quanti anni o quanti mesi prima che esca la nuova stagione e magari poi ti dimentichi appunto di cosa si parlava, e ha davvero tantissimi colpi di scena. È una serie al femminile, nel senso basata sulle donne, e vi dico la verità, se siete in gravidanza piangerete tipo a tutte le puntate più o meno, perché ci sono tante cose che, non lo so, emotivamente parlando ti fanno emozionare sia a livello di felicità, cioè quando succedono cose positive, sia quando succedono cose purtroppo brutte all'interno della serie. Comunque poi se la vedete o se l'avete vista ditemi cosa ne pensate e magari poi ne parliamo, perché per me è una delle serie più avvincenti che ho visto ultimamente, e veramente... diciamo io la paragonerei, nel senso, per come mi ha preso, a Sex and the City, che Sex and the City o mangiamo una puntata dopo l'altra, e la stessa cosa è questa. Quindi niente, fatemi sapere, la trovate su Netflix e basta. Dai ragazzi, ci vediamo domani con un nuovo vlog, grazie per avermi seguito, se siete arrivati fino a questo punto lasciatemi un cuoricino viola di incoraggiamento.